Regione Lazio per parlare di disabilità, disabilità che non è solo quella che conoscono tutti, che si vede, le carrozzine, i posti riservati, ma anche il disagio mentale che spesso è più nascosto, ma non per questo meno devastante. Ora, perché l'esigenza di un incontro su questi temi? Perché ci sono tanti aspetti che sono legati alle disabilità che sono veramente cogenti, cioè veramente bisogna intervenire a livello normativo, bisogna intervenire a livello istituzionale e quindi è fondamentale poterne parlare insieme. Infatti oggi noi abbiamo invitato le consulte cittadine, le consulte dei municipi e hanno aderito anche più di 20 associazioni che sono proprio portatrici di questo disagio. Disagio che giustamente non è poi solo quello fisico, no? Ma anche disagio mentale di cui ancora meno si parla e invece noi vogliamo aprire una breccia e accendere un faro. Ecco, la Regione Lazio ospita questo convegno. Qual è l'impegno vostro in Regione, ma in generale su questi temi? Ma l'impegno, secondo me, deve essere e sarà molto importante, perché purtroppo in questa legislatura sono stati approvati due atti normativi, due leggi sulla disabilità da parte della Giunta Zingaretti, ma insomma posso dire che si è visto molto poco rispetto alle buone intenzioni di questi due atti normativi, nel senso che basta appunto ascoltare, come anche oggi questa iniziativa ci confermeranno le associazioni, i problemi non sono stati risolti. Io credo che bisogna fare veramente un intervento importante a favore della disabilità in generale, ma anche più che altro per la grave disabilità, nel senso che questi pazienti, questi utenti non hanno quelle corsie preferenziali che secondo me dovrebbero avere nel momento in cui hanno bisogno, e spesso ne hanno bisogno al di là della loro disabilità grave, di accedere a una serie di servizi sanitari e sociosanitari. Io credo che sia molto importante, ad esempio, invece la legge che abbiamo fatto approvare noi, targata, firmata da Fratelli d'Italia, sulla grave disabilità, e che ha permesso, quindi sta permettendo a questi utenti di avere, diciamo, una serie di servizi integrativi e che possono vedere questi servizi, diciamo, possono averli in maniera più rapida rispetto a prima. Però c'è molto da fare, basti pensare all'abbattimento delle barriere architettoniche, tema fondamentale che purtroppo fino a oggi questa sfida importante, importantissima, non è stata vinta. E poi l'altro tema fondamentale è quello del caregiver. Noi abbiamo presentato già da qualche anno una proposta di legge importante che però purtroppo non siamo mai riusciti a far candalizzare, e quindi uno degli impegni che noi prenderemo oggi anche in questo importante convegno, in questa importante assemblea che abbiamo organizzato, è proprio quella di far sì che la prossima legislatura possa intestarsi una legge importante sul caregiver e non la normetta che hanno messo adesso nel collegato, che direi, insomma, abbastanza per certi versi singolare, per non dire altro, che prevederebbe di fare dei corsi di formazione a questi caregiver, quando io credo che gli stessi caregiver, vivendo la grande difficoltà, le grandi sofferenze che vivono queste famiglie, sono loro che potrebbero fare i corsi di formazione ad altri. Se è vero che la sanità è di competenza regionale, è vero pure che la disabilità è un tema assolutamente nazionale. Ecco, Fratelli d'Italia mi sembra, anche per la compagine, così come la vediamo, determinata a intervenire seriamente su questi temi. Dal suo punto di vista, dal suo livello di intervento, cosa si può fare? Bisogna fare una vera e propria rivoluzione dei servizi, perché chiaramente ci sono famiglie abbandonate che hanno servizi assolutamente insufficienti. Il tema certamente del caregiver è un tema centrale che riguarda il poter mettere a disposizione delle famiglie risorse da un lato e operatori che siano in grado di poter offrire il servizio migliore soprattutto ai disabili gravi e gravissimi, e le risorse attualmente messe a disposizione delle famiglie sono assolutamente insufficienti.
questo è un tema nazionale, non è un tema che può risolvere né un comune né una regione, ma c'è bisogno davvero di cambiare il paradigma di intervento. Come io penso che le famiglie che curano disabili gravi e gravissimi debbano essere considerati come dei lavoratori e quindi avere anche delle opportunità di pensionistiche e di contribuzione da parte dello Stato che svolgono un servizio che sostituisce la mano pubblica. Insomma, c'è davvero da ripensare complessivamente il sistema. L'altra cosa che va fatto è le politiche per il dopo di noi, perché molti di questi ragazzi, ragazzi gravi e gravissimi, quando crescono avranno a un certo punto la sfortuna di trovarsi senza genitori. E quindi non c'è, salvo piccoli interventi, in questo paese una politica programmata e organizzata del dopo di noi, che consenta quindi di poter dare un futuro a questi, a queste persone. E l'altra questione grande è l'integrazione. Molta disabilità può essere integrata attraverso lo sport, attraverso il lavoro, attraverso una serie di attività, soprattutto per quelli che non sono gravissimi e che hanno invece il diritto di poter essere inclusi e integrati nella società. Anche qui è un altro dei temi che noi cercheremo di affrontare durante questa legislatura nazionale.